l'obiettivo numero 8 dell'Agenda 2030, ovvero promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, una piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti. Questo obiettivo si propone di sostenere la crescita economica pro capite e del PIL, specialmente dei paesi in via di sviluppo, di sostenere l'innovazione, l'imprenditorialità e la creatività, ampliando l'accesso ai servizi finanziari, di garantire un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, i giovani e le persone con disabilità, di proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto, eliminando forme di lavoro forzato, lavoro minorile e tratta degli esseri umani. Il presidente della Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, scrive al riguardo: «Le difficoltà di trovare un'occupazione, oppure il licenziamento subito dopo essere entrati nel mercato del lavoro, possono avere gravi ripercussioni sui giovani. Oltre alle inevitabili difficoltà economiche, i giovani disoccupati cominciano a sentirsi privi di valore e a nutrire grande incertezza sul futuro, fino a perdere la voglia di vivere. La dignità umana è ugualmente in pericolo quando le persone sono costrette a lavorare in condizioni disumane e degradanti, o quando la mancanza di un lavoro sicuro impedisce loro di fare progetti per il futuro. Sulla base della convinzione che il lavoro non è una merce e che il lavoro deve essere una fonte di dignità, l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro ha invocato il concetto di lavoro dignitoso per tutti. A questo proposito, citiamo due proposte per contribuire a questo obiettivo. 1. Garantisci stabilità. Consenti ai giovani professionisti di crescere nelle loro posizioni lavorative. E 2. Assicura condizioni di lavoro sicure. Grazie mille. Impegniamoci insieme verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. A presto!